Salve gente, Sanarus, eccomi qua su Europa Universalis 4 con i nostri ottomani. Nell'ultima puntata stavo finendo un po' di conquistare un po' di Turchia e hanno fatto un'alleanza contro di me. Sì, mi pare di sì. Fatemi dare un'occhiata. Dove già che si possono vedere le ali. Ecco. Atene, Dulkerit e Karaman. Karaman, Dulkerit e Atene, ecco, questi tre staterelli. Non è troppo un problema per me avere tutti questi piccoli staterelli qui, come ho già detto, però in futuro potrebbero essere un problema, perché nell'alleanza possono entrare sempre più persone, quindi non voglio avere troppi problemi del genere. Tanto, guardiamo un attimo il mondo. C'è l'Inghilterra dilaniata dalla Guerra delle Rose, credo. E al sud c'è la Francia che sta vincendo lì la guerra dei 100 anni. Castiglia ha finito le guerre di Reconquista. Qui ci sono Aragona e Portogallo, vanno tutto a posto. Poi vediamo, lo Stato del Papa ha occupato Ancona e gli Urbino stanno. Quelli di Urbino stanno occupando la Romagna. Bene, un mondo un po' particolare. La Polonia. No, la Lituania sta invadendo l'Ungheria. E ok. Invece un po' più a est, cioè ovest, non sta succedendo niente di che. Ok, facciamo subito la missione. Possiamo creare una flotta. Io direi di creare una flotta buona. E mi hanno consigliato, mi avete consigliato di abbassare un po' le tasse dell'esercito. Così mettevo un po' i guadagni. Oh, sì, è una cosa buona. Cosa stavo facendo? Ah già, sì, stavamo restaurando. Stavo facendo qui. Che da un po' che non registro un video e non mi ricordo un po' tanto. Ah già, sì, stavo facendo un casus belli ad Atene. Quindi tutto tranquillo. Io direi di prendermi un po' di tempo libero, cioè qui, in Europa, per fare tutte le cose che devo finire, tipo migliorare un po' la gestione dello Stato, poi dopo possiamo continuare con la conquista del mondo. Ok, innanzitutto, poi abbiamo. Stiamo facendo sinop il nostro territorio. Ok, facciamo subito sta flotta. Vediamo. Dovrei fare ancora 5 navi. Bene. Vediamo un po'. Le mie due flotte sono qui. Sì, tutta la mia flotta è qui praticamente. Che controlla lo stretto. Dovrei fare un'altra flotta, secondo me. Però di commercio. Quindi vediamo un po' dove conviene costruire. Qui e qui. Puoi fare altre galee. Non si sa mai. Possono sempre servire. Qua giù. E dovrebbero bastare. Così finiamo di fare la missione. Posso fare una decisione? Sì. Dashwir System. Aumenta la probabilità di rivolta nel nostro paese. Però aumenta anche la leva del nostro esercito. Io direi al momento di non farlo perché siamo un po' in casini con le ribellioni. Qui si possono ribellare. Anche in Bulgaria. E anche in Albania. Quindi direi un attimo di aspettare. Continuiamo ad andare un po' avanti. Abbiamo un esercito qua giù. Ce lo unificheremo. Un altro qui. Lo manderemo in Bulgaria. Che abbiamo preso il casus belli contro Atene. E va benissimo. Ora direi di fare qualche alleanza. Sto pensando con l'Orda d'Oro, però è occupata la Crimea. La Crimea è nostra alleata. Vediamo un po'. Mi trovano come rivali i Timrui. Questi qua un po' tutti trovano rivale. Non so. Tripoli ci abbiamo alleata. Non so.
Nogai. In alleanza col Kagatai e Al-Thuri-Koyundu. Questo stato qui è il Kagatai. Dove è il Kagatai? Ah, eccolo qui il Kagatai. Direi di allearci un po' con tutte queste orde. Intanto qui da chi è che sono attaccati? Dalla Orda Oriat? Non so, dunque. Vediamo un po' se si possiamo fare un'alleanza. No, no, non si può. E allora miglioriamo le relazioni e aspettiamo un po'. Noi ottomani non dobbiamo fare tanto un gioco di diplomazia, dobbiamo più che altro tenere tanti staterelli piccoli dalla nostra parte. Non tanto fare alleanze con stati grossi, perché tutti i stati grossi ci odiano più o meno. Quindi dobbiamo fare alleanze con quelli più piccoli. E abbiamo fatto una buona flotta. Ok, direi di mettere le galee con le galee. Qui abbiamo finito. Questo qua. Sono le navi da commercio. E ok. E andiamo dove? Vediamo un po'. I nostri mercanti, uno è Costantinopoli, l'altro è ad Alessandria. Costantinopoli sempre. Invece con l'altra flotta faremo una flotta di difesa nel caso se ci attaccano, che queste qua sono delle galeazze potenti solo nel cioè nel combattimento nei mari interni tipo Mediterraneo, Mar Nero, però già nell'Oceano Atlantico oppure Indiano non è che fanno il loro dovere perché sono molto lente. Però fanno la loro sporca figura. Noi siamo la nona nazione al mondo. La prima credo che sia l'Inghilterra o la Francia o Castiglia, non lo so. E ok. Aspettiamo un po'. E intanto direi di fare decisioni. Ah già sì. Tanto guardiamo un attimo un po' come ci trovano. Oh. Abbiamo 43 di espansione aggressiva. L'espansione aggressiva sarebbe, forse ve l'ho già spiegato, però sarebbe che più noi ci espandiamo senza un motivo logico, più gli altri stati vicini diranno attenzione, questo qua magari ci conquisterà un momento all'altro. Loro faranno bene a pensare così, però ovviamente possono fare coalizioni. Qui dobbiamo fare un po' attenzione, cioè. Io direi di conquistare la Grecia del Sud. O rimuovere Karaman dalla mappa. Aspettiamo. Ah, possiamo anche adottare il titolo di califfo. Ah. Ci dà uno più di prestigio e 10 di pietà. Ma sì, adottiamo il nome il Califfo. Vediamo un po' se. No, siamo ancora sultano, aspetta. Aspetta, c'è qualcosa che non va. Dov'è che si legge? Noi siamo il Califfo lì. Che cazzo, non ci capisco niente. No, comunque prendiamo un po' più di prestigio. E un po' più di pietà. Dovremmo anche convertire tutti questi stati alla nostra religione. L'Epiro è qui. Possiamo convertirlo. E mettiamoci qui. Che ovviamente più stati abbiamo della nostra religione, meglio è. Perché ci sono meno rischi di ribellione. Meglio fare un po' così. Ah, non so poi oltretutto cosa sia meglio fare. Io direi un po' tenerci lo stato senza troppe ribellioni, perché a me non va tanto uno stato un po' ribelle. Quindi stiamo un po' allerta. Abbiamo quasi finito i core. Aspettiamo un po', mettiamo velocità massima. Oh, ok. Sinop è diventata la nostra capitale.
nostra regione core, o nostra regione principale, ecco. Possiamo fare centri commercio e porti. Ah. Bene. Sì. Ok. Aspettiamo ancora un po'. Che cos'è questo? Possiamo edificare un po' di edifici, vediamo un po'. Dei porti. Oh, delle stazioni di commercio. Ecco, stazioni di commercio mi servirebbe una qui a Costantinopoli, che aumenta la potenza di commercio di questa regione. Oh, il vino fa schifo. Ma che merda. Quindi meno uno di prestigio. Ah. Ok. Nuovo campione dei giusti. Durante uno dei nostri tornei, un uomo comune sorpreso tutti quanti, vincendo il titolo di campione. Ora noi dobbiamo scegliere la decisione imbarazzante di che cosa fare con lui. Possiamo metterlo a capo dell'esercito e prendere meno prestigio e meno legittimazione, che sarebbe una cosa dinastica che non ci capisco assolutamente nulla. Oppure fare in modo di non prenderlo. Però se prendiamo come generale, è un generale molto buono. Potrebbe essere un generale molto buono. Oddio, il prestigio è abbastanza basso. Io preferisco averlo piuttosto alto. Generali al momento non abbiamo bisogno. Magari più tardi, più avanti. Più avanti, perché non mi va tanto di avere generali subito così. Può essere un buon generale, senza dubbio. Però la nostra popolazione non è che viva tanto. Possiamo fare idee nazionali. Ah, oh, adesso sbucano le idee. Yeah. Le idee sarebbero delle, diciamo, idee culturali. Possiamo mettere come la cultura di Civilization, ecco. Noi scegliamo un cammino e dobbiamo finirlo. Tra questi cammini qua ce ne sono tanti. Amministrativo, diplomatico o militari. Ognuno con delle cose diverse. Tipo, se noi vogliamo essere una nazione concentrata sul commercio, possiamo fare trade. Sulla colonizzazione, possiamo fare expansion. Invece, sulla scoperta del nuovo mondo, esplorazione. Possiamo fare di tutto e di tutto. E dobbiamo scegliere che cosa fare, innanzitutto. Ogni tot tempo, in base alla nostra abilità diplomatica, militare o amministrativa, possiamo spendere questi punti qui per prendere queste idee qui e farle andare più avanti. Tipo, se io faccio idee innovative, all'inizio sblocco il percorso. Poi dopo, appena posso fare sbloccare un altro punto, posso sbloccare Patrono dell'Arte, che mi dà più prestigio. Poi dopo, ancora più avanti, la pragmatica, che dà meno 25 il costo ai mercenari. Poi rivoluzione scientifica, eccetera, eccetera. Poi dopo, quando lo finiamo, prendiamo un bonus. Vediamo un po'. Possiamo decidere che cosa fare. Io direi di andare sulla militare al momento, o sul diplomatico. Anche se non so bene che cosa fare. Forse direi o offensiva o quantità. Perché offensiva, a quanto pare, è un percorso, fatemi leggere, che aumenta la capacità di attacco delle nostre unità. Tipo, più che altro, a quanto vedo, serve più che altro per gli attacchi con i generali. Tipo che dà più disciplina, più forze, eccetera, eccetera. Direi di fare, o aristocrazia, che le ideologie militari costano meno. E la cavalleria costa meno, che è molto buono. Che noi gli ottomani abbiamo una cavalleria molto buona, come tutte le fazioni dei canati. Gli ottomani un po' meno, però hanno comunque un buon bonus alla cavalleria. Che dà anche un diplomatico gratis.
poi... Sì, mi sa che andremo in aristocrazia subito. Ebbene, possiamo anche fare subito cavalieri nobili. Che abbiamo ridotto il costo della cavalleria. Molto bene. Poi direi di fare qui delle stazioni commerciali. Questa zona qui. Poi vorrei anche conquistare Genova. Karaman ha lasciato la coalizione contro di noi, molto bene. E possiamo anche fare sempre le missioni. Vediamo un po' dove si vogliono ribellare. Da nessuna parte, a quanto pare. Strano. Non si vogliono ribellare da nessuna parte, particolare. Tanto, guardiamo un attimo il mondo, come va, tutto a posto, qua c'è il Portogallo. Cosa ci fa il Portogallo qui? Ah, questa piccola regione. Boh, pazienza. Minchia, l'Inghilterra è messa male. Ci sti ribelli. La Borgogna continua a spaccare i culi. La Danimarca, Svezia. La Svezia è ancora un regno... Sì, la Svezia è vassalla della Danimarca ancora. Non so per quanto lo sarà, però con bel collo sarà. Italia, Roma ha conquistato Ancona. Lo stato del Papa non scherza. Scherza affatto. E siamo diventati l'ottava nazione più potente al mondo. Ora, direi di fare un porto. Fare qui. In Morea. Tanto eravamo in Nogai, violare relazioni, gli offriamo un'alleanza al Nogai, molto bene, che ci servirà in futuro contro Mosca, che Mosca molto probabilmente può darsi che può mettere gli occhi sulla Grecia, lo so, può essere molto molto strano e molto particolare, però se fate Mosca può esserci un evento. Cioè, alla caduta di Costantinopoli potete decidere di fare due cose. Visto che Costantinopoli era la, diciamo, la capitale, la città santa dell'ortodossia, potete decidere di prendere l'unità e andare giù contro gli ottomani e conquistarli. Oppure potete decidere di fare Mosca capitale dell'ortodossia. Può darsi, potrebbe darsi che loro vogliono conquistare, andare qua giù. E Mosca in futuro potrebbe essere un bel problema se va a conquistare tutto il mondo. Perché se va a conquistare Georgia, qua giù, arriva qua giù e poi dopo noi ottomani dobbiamo trovarci male. Perché alla fine Mosca passerà tutta la sua vita a fare il culo ai canati. Sempre passerà il culo, fare il culo ai canati e dobbiamo fare un po' di alleanze con Polonia e Lituania, anche se è abbastanza difficile perché Polonia e Lituania sono nemici storici ottomani, però il nemico del mio nemico è mio amico. Ah, ci hanno insultati i Veneti. Sti stronzi, possiamo prenderli un po' di regioni, anche se non è che me ne frega tanto. Possiamo prendere il Creta, però è occupata dai mamelucchi. Ah boh, aspettiamo un attimo. Intanto la nostra espansione aggressiva come sta andando? Diminuisce la coalizione contro di noi. Adesso con chi c'è? Ah, non c'è nessuno. Quindi direi di prendere le nostre unità e marciare contro Atene. Aspetta, ma sono ancora in coalizione contro di noi. E infatti. Ah no, sono ancora in coalizione contro di noi. Ho capito male. Ah, dobbiamo aspettare ancora un po'. Intanto, guardiamo un po'. Tra poco finirà la tregua con la Lituania e con Genova. Io direi di mandare l'altro diplomatico. Aspetta, ma nella Lituania... Ah. Alla Polonia, dobbiamo farci alleato. Non lo so.
vedo. Tanto l'Ordador se li sta prendendo, eh. Chi è questo stato? Il Sibir? Ah, un nostro generale è morto. Tristes. Pazienza, capita. Tanto, guardiamo un po' il mondo. Possiamo vedere che la Borgogna sta facendo il culo. Aspetta, 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 aspetta. Ah, la nostra ricerca terrestre è risultata inutile. Ah, la nostra ricerca sull'esercito è stata inutile. Non è successo nulla. E quindi possono decidere di prendere prestigio oppure perdere forza militare. Direi perdere forza militare perché il prestigio serve. Ne ho poco. Stiamo generando tanti tanti soldi ed è una buona cosa. Quanto generiamo dal commercio? 3. La tassazione 11. Ah. Ah. Vi ricordate nella puntata precedente che avevo detto a uno lì ai quelli lì dell'Occidente di mandare un scienziato da noi? Ecco, ci è servito e possiamo prendere uno scienziato naturale o un artista e ci servirà praticamente per il governo. Sì, questo qui. Sì, un artista ci è sbucato fuori. Questo qui. Però è abbastanza inutile come questo, quindi. Boh, comunque un po' è servita, dai. Che decisioni possiamo approvare? Tanto, nostra religione. Andiamo a espandere la nostra religione in Nakea. Si possono ribellare però. Però adesso non si ribellano più perché ho messo sopra l'unità. Perfetto, continuiamo un attimo a aspettare. L'Austria ha fatto l'alleanza con la Lituania. Questo qua può essere un problema. Sì, può essere un grande problema questo. Dobbiamo fare attenzione. Perché la Lituania ce la troveremo un po' in mezzo, che ci darà un po' di fastidio, quindi dobbiamo fare un po' attenzione. Dobbiamo farci alleata la Lituania in un modo o nell'altro. Intanto possiamo ricercare una nuova idea. Bene, nobiltà locale che aumenta la difficoltà per il nemico di creare dei core sui nostri territori. Molto buono. E aspettiamo. Tanto questi qua ci stanno ancora odiando. Ah, direi, vaffanculo, dichiariamoli guerra, non stiamo tanto a aspettare. Lasciamo qui la metà dei nostri uomini. Aumentiamo le tasse del nostro esercito. E ok, Borgogna ha dichiarato guerra all'Austria. Però l'Austria non durerà moltissimo. Cioè la Borgogna non durerà moltissimo perché è destinata a morire. Il destino. Vediamo un po' dove si voglio ribellare. Da nessuna parte, molto bene. Ok, aspettiamo che l'esercito sia moral totale. Ok, vediamo un po'.
Ah sì, dobbiamo anche fare attenzione a... Dhul-Khair, questa regione qui. Infatti mettiamoci un attimo in posizione. Perché possono, ovviamente facendo parte della coalizione contro di noi, potrebbero entrare in guerra. Quindi... Non è che un grande problema, però... Devo fare attenzione. Ok, dichiariamo guerra. Prendiamo Atene. Ah già, sì, devo selezionare una missione di prendere la Grecia del Sud. Ora, dichiariamo guerra. Prendere Atene. Non chiamiamo i nostri alleati perché sono inutili in questa guerra. Questi qua sono anche in guerra con noi, quindi muoviamoci. Ok, qua stanno combattendo e anche di qui, guardiamo tutta la mappa. Ah, i nobili chiedono ricompense. Ok, paghiamoli un po'. Battaglia di Atene, vinta. Abbiamo avuto un drop della stabilità, capita. Tanto le nostre navi stanno presidiando il loro porto. Stiamo un attimo qui. Abbiamo anche vinto qui. Perfetto. Stiamo qui ad aspettare che l'assedio finisca. Sia ad Atene sia a Dulachir. Molto bene. Tanto direi di costruire qualche marketplace qui. Qui, qui e qui. Sulla costa conviene sempre fare queste cose qui. E intanto... Direi che comunque Costantinopoli è uno dei migliori nodi di commercio. Forse solo Stretto di Gibilterra può... Un po' meglio. No, credo lo Stretto del Bosforo, sì. È il nostro. Tanto qui ci stiamo mettendo molto meno tempo. Nogai. Ah, matrimonio reale. Why not? Bene. Continuiamo a stare qui. Ok. Ah, bene. I nostri vigneti fanno vino buonissimo e la nostra popolazione è felice. Oh, vediamo un attimo. Boundary dispute. Oh. La mancanza di buone mappe o creare il mondo bene ha dato delle rivendicazioni false alle regioni nei confini. Possiamo decidere se sfruttare a nostro vantaggio o meno. Se lo sfruttiamo a nostro vantaggio, possiamo prendere un... Praticamente dov'è Erzurum? Prendiamo una rivendicazione territoriale su questa regione. Se no prendiamo uno di stabilità se diciamo di farlo. Quindi io direi di sì. Sfruttiamo questa cosa qui. Contro questa regione qui che oltretutto non è troppo potente. Possiamo tenercelo lì tranquillo. Ok. Bene, l'assedio di Atene è finito. E anche di Dulakir. Quindi chiediamo la pace prima a Dulakir. No, no, prima ad Atene. Chiedo annessione totale. Niente di più e niente di meno. Dulakir ovviamente non prenderà nulla, l'ho solo... Ho salvato questo un po' per dargli un po' di fastidio, ecco. Ok. Possiamo integrare Atene, direi di farlo. Benissimo. Bene. Ok. Quindi abbiamo conquistato Atene, abbiamo unificato la Grecia.
Ah, Austria e Ungheria sono in guerra. L'Ungheria perderà di brutto. Se le prenderà tante, tante, tante. Non perché l'Ungheria mi sta sul culo, perché l'Austria è troppo potente e oltretutto è il sacro e un romano imperatore, credo, l'Austria. Sacro romano impero fa un po' incazzare in questo gioco se tu fai delle fazioni italiane, tipo del nord Italia, se voglio, Milano, Venezia. Balle varie. Sì, fanno molto incazzare. Cosa ci fa una nave di Novgorod qui? Novgorod dov'è già? È qua su a nord, credo, ma non, credo che non si veda. Strano, mi segna che è di Dulachir. Un po' bug forse. Poi credo che Novgorod abbia solo una sbocca sul mare, del mar, quello lì del nord, inculato. Oddio. La Crimea nel conflitto contro Polonia, Moldavia, Mazovia e Lituania. Ah. Oddio. Vediamo che cosa possiamo fare. Accettiamo perché. Ah, nazione visto. Ad Atene. Diamo in aiuto al nostro esercito. Che abbiamo vinto. Oddio, tutti mi hanno chiesto diritto di passaggio. Ramazan, no. Karaman, no. Dulachir, no. Ah, la merda. Tiro le nostre navi qui. Minchia, la Polonia è potente però. Tanto vediamo dove si possono ribellare. Ad Atene e ad Achea. Direi di boostare la stabilità di due. In modo che così i ribelli non ci daranno troppo fastidio. Questi qua lasciamoli qua solo. Già una grande guerra subito, dobbiamo fare attenzione. Anche se sarà un po' difficile resistere. Tanto andiamo a recuperare Moldavia. No, torniamo indietro. Subito indietro. Guarda, oddio. Torniamo, oddio. Qua sono troppi. Mi sa che dobbiamo unirci con le forze di questi qui. Della Crimea. Ok. Oddio, sono tanti, i lituani. La Polonia non è che è un grande problema, proprio la Lituania. Andiamo prima a fare il culo all'esercito. Noi abbiamo 27 uomini. Direi di dividere un attimo l'esercito. Uno mandarlo qui e l'altro tenerlo qui per l'assedio. Togliamo subito la Moldavia dal gioco. Ok. Tanto qui abbiamo un leader, anche qui. No, qua non abbiamo un leader. Aspetta, appena finiremo l'assedio lo assegnerò. Dio, Dio, Dio. Ricerca eretica. Ah, uno del nostro scienziato migliore del nostro esercito ha avuto un grosso dibattito in un banchetto con un imam a Istanbul. Gli hanno accusato di ricerca eretica. Possiamo decidere di perdere potere amministrativo o perdere pietà. Io direi di perdere pietà.
perché il potere amministrativo è utile e la pietà non me ne frega più di tanto. Ok, questi sono arresi. Qua segniamo un leader, buono, carismatico e eccellente. Tu sarai il mio leader. Tanto andiamo a fare il culo ai lituani o ai polacchi. Ok, li sta facendo ritirare. Andiamo a inseguire i lituani. Forse meglio anziché finiamo l'assedio della Moldavia. E metà esercito, vediamo. Che lo dà 13 persone, lo mandiamo a Podolia. Ah. Vediamo un po'. Magari possiamo dare una mano ai nostri amici della Crimea. Ok, vediamo un po' come sta andando la battaglia. Merda! L'abbiamo persa. Persa battaglia. Ah. Ok, torniamo un attimo indietro, riprendiamoci. Riragioniamo tutta l'azione, curiamoci l'unità e poi vediamo come fare. Direi che